Mettetevi comodi perché è un video lungo. Bentornati nel format che ha accompagnato questi 4 anni, che si è ridotto a un solo appuntamento mensile per una questione organizzativa e per dare più spazio ad altri contenuti meno librosi. Ma sappiate che iniziamo con qualcosa di veramente grosso, perché è veramente la svolta delle mie letture del 2020. Dal titolo avrete già capito, ma ve lo ripeto perché mi piace parlare di questa saga. Si tratta della saga di The Giver di Lois Lowry, pubblicata tra il 1993 e il 2012 con Giunti in Italia, una saga che davvero mi ha svoltato l'esistenza. La storia di come ho scoperto questa saga ve la ripeto brevemente, ma ve l'ho già detta in tantissimi video. Durante l'estate mi sono ritrovata su Prime Video a vedere The Giver, il mondo di Jonas, quindi il film che poi ho scoperto essere tratto dal primo libro, un film di cui mi sono innamorata, che ho visto in loop 3 volte, che mi ha causato una ricerca compulsiva del primo volume, invano perché il primo volume è fuori produzione da non so quanto tempo, nonostante nel 2014 sia stato ristampato in occasione dell'uscita del film. Tuttora io non possiedo in cartaceo il primo volume, perciò se voi sapete come me lo posso procurare, possibilmente nell'edizione originale, non quella del film, vi ringrazio, fatemi sapere qua sotto. Proprio per questo motivo, per non denigrare il povero primo volume che ho dovuto leggere in ebook, vedrete qua sopra le copertine dei 4 volumi di cui andrò a parlare. La saga in generale appartiene al genere distopico post-apocalittico, in quanto ci troviamo presumibilmente in America, dove appunto il mondo è entrato in conflitto e si è autodistrutto letteralmente, per poi andare a ricreare un sistema politico con il principio di uguaglianza, quindi dove tutti sono uguali agli altri. La nostra storia si apre in una comunità, perché appunto questo mondo post-apocalittico è suddiviso in piccole comunità, nel quale vive Jonas. In questa comunità non ci sono cognomi, non ci sono legami familiari, tutti sono belli, tutti hanno delle peculiarità, la professione viene scelta dal governo, non ci sono colori, l'abbigliamento è tutto uguale per tutti, il cibo è preconfezionato e per tutti uguale, ci sono degli orari prestabiliti da rispettare, ogni fascia d'età, letteralmente ogni fascia d'età, quindi parliamo di hanno un suo programma annuale da rispettare, insomma, ti fa riflettere moltissimo sul conflitto tra l'essere uguali a tutti gli altri e l'essere unici. Nello specifico conosciamo Jonas, che invece è l'eccezione, perché lui viene scelto nel momento in cui i ragazzini della sua età vengono smistati per seguire una professione come accoglitore. Viene addestrato dal donatore invece, che è questo anziano che raccoglie tutte le memorie del mondo, quindi non solo quelle della comunità che Jonas conosce molto bene, ma proprio di tutto il mondo, quindi tutte le guerre, i colori, tutto quello che nel suo mondo non c'è. Il problema qual è? Che Jonas si accorge di un meccanismo malefico e malvagio che c'è di sotto di questa comunità. Meccanismo malefico e malvagio per il suo punto di vista, perché per altri invece può andare benissimo così. Per lui non va bene perché lui viene a conoscere attraverso le memorie del donatore tutto ciò che c'era prima, tutto ciò che noi nel mondo attuale conosciamo, quindi il cambiamento climatico, i sentimenti, i colori, tutte le cose che possono distinguere una persona dall'altra. E quindi il mondo dove vive non gli va più bene, vuole fare qualcosa. Si produrrà nell'attuazione di un progetto di rivoluzione vera e propria di se stesso, ma anche del mondo che lo circonda, il che darà vita poi a tutto il resto della saga. Questo primo volume chiaramente l'ho divorato, innamorata già pregressa dal film, perciò mi sono innamorata prima del film e poi del libro, ma comunque li ho amati entrambi. Vedono la storia in due modi diversi. Il libro l'ho trovato un po' più per ragazzi, però non è una nota dolente, anzi è una nota di pregio perché comunque avvicina i ragazzi giovani a qualcosa a cui potremmo volendo andare incontro in un futuro. Il film invece l'ho trovato un pochino più adulto, quindi alcuni particolari che riguardano appunto i protagonisti del libro, che tra parentesi nel libro hanno 12 anni, invece nel film ne hanno almeno 16, però molto bella come apertura in generale, mi sono veramente innamorata. Mi sono talmente innamorata che ho scoperto, anzi forse riscoperto, il genere distopico post-apocalittico che mi piace molto. Io non conoscevo di preciso quale fosse il genere prediletto dalla mia mente. Ho scoperto che questo è il mio genere preferito, quindi almeno
almeno attualmente, è il mio genere preferito. Secondo me a livello di distopia è fatta benissimo, perché non manca un dettaglio, anzi in ogni pagina trovi qualcosa di nuovo, quindi l'ho trovato veramente splendido come lavoro. È capace di trasmettere sia delle emozioni molto intense, il che è paradossale perché comunque il mondo che andiamo a vedere nel primo volume è assolutamente privo di emozioni, però ti trasmette comunque delle emozioni meravigliose. Soprattutto ti passa delle tematiche molto molto importanti. La domanda principale che ti fa porre il primo volume è: come sarebbe il mondo se, e poi completi la frase, ogni novità che tu vai a scoprire in questo libro tu ti vieni a chiedere: ma come sarebbe il mondo senza i colori, per dire? Come sarebbe il mondo senza le emozioni? Come sarebbe il mondo se fossimo tutti belli? Il che ti porta a fare delle riflessioni mega galattiche sulla nostra esistenza. E in particolare la cosa che ti passa questo volume e che poi si ripercorrerà attraverso la nostra storia è l'importanza di essere unici. Un messaggio bellissimo, perché in questo presente nostro noi tendiamo, in questo presente ma in generale nel mondo, nella storia, in tutte le epoche, tendiamo in quanto esseri umani a conformarci a delle regole prestabilite, non riguardo al vivere civile con le altre persone, quello ovvio che va rispettato, però per quanto riguarda per esempio le mode, il make-up, il corpo, le canzoni, insomma noi viviamo di mode praticamente, viviamo di mode e non ci sentiamo noi stessi se non siamo conformi almeno in piccola parte a quello che sono gli altri, ci sentiamo quasi in difetto ad essere diversi. E adesso la moda è: ah, io sono diverso, ma in realtà siete tutti uguali. Comunque ti fa riflettere tantissimo ed è stata una meravigliosa apertura la storia di Jonas. La cosa più sorprendente è stato il proseguire della saga, perché normalmente io con le saghe mi areno un pochino, tendo a interromperle o comunque le continuo ma ammollata. Era successo già con Shadowhunter per esempio, che ha avuto degli alti e bassi pazzeschi, è successo con Twilight all'epoca, con Hunger Games, è successo con questa saga no. Perché già sul secondo volume mi ha sorpreso, perché io credevo che fosse una storia lineare, che si andasse ad analizzare sempre lo stesso mondo. In realtà no. Sì, ma no, adesso andremo a capire. Il secondo volume, ovvero La Rivincita, è la storia di Kira. Cambiamo completamente location. Abbiamo come punto in comune solamente il punto di partenza, quindi l'Apocalisse. Siamo in un'altra comunità diametralmente opposta rispetto a quella di Jonas. La comunità di Kira, diciamo che è di stampo medievale. Si ricorre alla violenza, non ci sono delle professioni chissà quanto moderne, anzi si vive ancora coltivando la terra, utilizzando i prodotti della terra e dell'allevamento, si fa tutto a mano, è tutto molto sporco, sono tutti poveri, gli unici ricchi sono appunto i politici. Che novità! Kira è una ragazza molto fortunata in quanto nata zoppa, ma grazie alla madre che l'ha difesa a spada tratta nel momento in cui è nata, pur essendo priva di marito, viene salvata dal destino che doveva competerle, quindi senza mezzi termini lei doveva morire perché era zoppa, quindi era imperfetta e di conseguenza l'avrebbero dovuta abbandonare nella landa, nella terra brulla intorno al paesino, alla comunità. È stata salvata, ma questo non l'ha salvata da tutte le angherie che sono succedute alla morte della madre, soprattutto perché la madre l'ha sempre difesa, ma nel momento in cui la madre subito viene a mancare, Kira si sente letteralmente mancare la terra sotto i piedi, al punto da pensare di abbandonare la comunità. Viene in suo aiuto la provvidenza, lei ha ereditato la capacità di cucire e ricamare dalla madre e questo si è tradotto con il tempo, crescendo, in un vero e proprio talento per il ricamo, talento con una sorta di retrogusto magico. Ha il potere, attraverso la sua arte, che in questo caso è il ricamo, il cucito, di prevedere il futuro e ricamare la storia in generale. Viene assunta dall'alto governo di questa comunità per intessere il mantello del cantore, che è questa figura onnisciente, quindi diciamo che è un po' l'alter ego del donatore. Insomma, una storia rocambolesca che ci porterà a trovare dei punti in comune con la prima, quindi in realtà verso la fine tu ti accorgi che effettivamente la storia ha una sua linea, ma tu scopri effettivamente che è una storia lineare solo leggendo anche gli altri due libri, quindi è
anche in questo senso una saga fatta benissimo. Il secondo volume l'ho trovato molto interessante come linea narrativa, ma soprattutto mi ha, come vi dicevo, fatto riscoprire un po' una linea narrativa insolita per una saga, perché vediamo protagonisti diversi, storie diverse, contesti diversi, ma c'è di fondo un fil rouge che unisce tutto. Come dicevo, il mondo di Kira è di stampo medievale, sembra di stampo medievale per quanto si tratti di un futuro. Si è voluti ritornare indietro per evitare che succedessero delle cose date dalla cultura, appunto. Infatti tutti coloro dotati di un minimo di arte e di cultura vengono rinchiusi nel palazzo del governo, così che non possano creare scompiglio all'interno della comunità povera e ignorante. Un principio politico molto lontano dal nostro. Nonostante siano diametralmente opposti, hanno dei punti in comune molto simili. Il principio di uguaglianza, perché per quanto in povertà, per quanto nell'ignoranza, comunque tutto il popolo deve essere uguale. Kira, in quanto zoppa, è destinata alla morte. Non vi saprei dire se mi è piaciuta più o meno della prima. Sono talmente diverse e hanno talmente dei bei punti in comune che io non vi so dire se mi è piaciuto di più il primo o il secondo. E la stessa cosa dirò poi del terzo e del quarto, perché si eguagliano, sono veramente sulla stessa linea e questo fa di questa saga veramente una saga bellissima. E soprattutto in questo volume non posso non aver amato il discorso che viene fatto per quanto riguarda gli artisti, che in quanto diversi sanno donare al mondo qualcosa di unico, e anche qui ritorniamo al discorso dell'unicità, che è importantissima. Arriviamo al terzo volume, un volume che mi ha fatto piangere. Se arrivate al terzo volume e lo leggete, non vi farò spoiler, però sappiate che piangerete. Ci allacciamo al finale del primo volume e ci ritroviamo nell'ennesima comunità diversa in questa saga. Una comunità dove tutti sono uguali nelle loro unicità, perché è una comunità che raccoglie, tra virgolette, gli scarti delle altre comunità. Quindi nelle comunità dove tutti devono essere perfetti vengono scartati oppure messi in fuga le persone diverse, e tutte queste persone diverse per un neo, una deformazione di qualche tipo, vengono raccolte in questa comunità. Nel terzo volume, Il Messaggero, ritroviamo anche un personaggio che c'era nel secondo libro ma che era un personaggio assolutamente marginale, ovvero Matti, si fa protagonista di questa storia. In questo paesino l'occupazione principale dei suoi abitanti è quella del mercato del baratto. Questa sorta di, appunto, mercato delle aste, nel quale ognuno mette a disposizione qualcosa per ottenere in cambio qualcos'altro. Normalmente le cose scelte vengono scelte per avere più visibilità, per essere più uguali agli altri. Matty si ritrova a crescere in questa comunità, diciamo in completo accordo, tant'è che viene anche spinto ad andare al mercato del baratto per quanto lui stesso si renda conto che c'è qualcosa che non va. In questa comunità ci ritroviamo comunque altri personaggi che abbiamo visto nei primi due volumi, per una sorta di intreccio meraviglioso di tutti questi personaggi, ma il protagonista morale è Matty, in quanto si fa appunto messaggero, quindi da qui il titolo, da una comunità all'altra. Pare che lui sia l'unico che ha la capacità di viaggiare da una comunità all'altra senza subire alcun tipo di pericolo, di danno fisico o morale che sia. Meraviglioso anche questo, come tutti gli altri. Il finale, vabbè, non sto qui a fare spoiler, però ti lascia un po' l'amaro in bocca, ma non in senso negativo, in senso che è molto triste. La crescita che vediamo nei personaggi che ritroviamo dai primi due libri è favolosa, bellissima, perché comunque ognuno a suo modo è cresciuto e ha imparato qualcosa dal suo passato. Soprattutto in questo volume è la chiave fondamentale per capire qual è il vero e proprio meccanismo sociale della saga. C'era stata data un'infarinata abbastanza precisa di come venivano gestite le comunità nei primi due volumi, ma in questo qua capisci veramente quali sono le motivazioni per il quale sono state fatte determinate scelte politiche per quanto riguarda le comunità. La domanda che ci si pone in questo volume, appunto riallacciandosi al discorso del mercato del baratto, è: cosa saresti disposto a vendere o barattare per essere uguale agli altri? Quindi sapete quei poll fantastici che vanno un sacco di moda in alcuni video? Faresti questo o quello? È più o meno la stessa cosa alla fine. Fa ragionare tanto di cosa tu ti libereresti per tutta la vita da non farlo mai più, per
ottenere quell'altra cosa. È veramente un discorso difficile sul quale ti fa riflettere tanto questo terzo volume. Arriviamo al quarto volume, che è Il figlio. Qua devo fare molta attenzione perché lo spoiler è dietro l'angolo. Io voglio che questa sia una recensione assolutamente senza spoiler, in quanto voglio che sia di aiuto per voi a ispirarvi a leggere questa saga meravigliosa, perché ne vale veramente la pena. Avevo paura per questo quarto volume perché è vero che avevo adorato i primi tre, quindi non potevo che amare l'ultimo, ma per esperienza personale, di solito quando mi affeziona una saga, poi l'ultimo libro mi delude sempre. Si è dimostrato esattamente all'altezza dei primi tre. C'è una differenza sostanziale rispetto agli altri tre volumi, perché tutto si svolge non nella stessa comunità, ma addirittura in tre comunità differenti. La protagonista è Claire, quindi c'è anche questa alternanza maschio-femmina che mi è piaciuta molto a livello di protagonisti. Claire è una ragazza che vive nella comunità di Jonas. Quindi ritorniamo alla prima comunità che abbiamo conosciuto. Claire è una ragazza insoddisfatta del ruolo che le hanno affidato, ruolo che le viene anche tolto a un certo punto per una serie di motivi legati alla sua salute. È scontenta, comunque noi pensavamo nel primo volume che Jonas fosse l'unico che si accorgeva effettivamente di quello che stava capitando a tutti gli abitanti della sua comunità, ma in realtà anche Claire ha questi sospetti. Sospetti che però sono spinti da ben altra motivazione. A un certo punto della sua vita, Claire è costretta dagli eventi a cambiare comunità e si ritrova in una comunità molto religiosa, diciamo. È una comunità nel quale è bello vivere, per carità, però molto religiosa nel senso che si confà a tutti i principi biblici. Faccio solo un esempio, ma in realtà è un po' un punto cardine nella nostra storia. Le donne devono stare a casa e non devono fare niente che non riguardi la sfera femminile. E gli uomini invece devono fare tutto ciò che li rende uomini, quindi sposarsi, trovare una buona moglie, portare avanti la casa, la famiglia, avere figli maschi, insomma, è tutto molto all'antica, però diciamo che per il resto è una buona comunità. Ma Claire è comunque insoddisfatta perché l'obiettivo di Claire è un altro, non è cercare una comunità nel quale vivere. Ritrovato un po' questo obiettivo, si mette in viaggio e viaggia verso la terza comunità, che è una comunità che noi abbiamo già visto, nel quale poi si andrà a concludere tutta la storia. Quindi Claire, diciamo che per due terzi del libro è la protagonista, mentre poi cede il passo a un altro personaggio che noi ritroviamo, un altro personaggio che avevamo ormai dimenticato forse, ma che noi ritroviamo e che diventa il protagonista dell'ultima parte, nonché personaggio chiave di tutta la saga, che gli dà una degna conclusione. Infatti, nonostante tutto, ho trovato la conclusione di questa saga bellissima, per quanto io ne avrei letti altri 5 di libri di questa saga, ma la conclusione che è stata data, che è un finale aperto QB, tu sai come finisce, però visti gli altri finali vorresti sapere cosa c'è dopo, ma non ci è dato saperlo, però l'ho trovata veramente bella e ben fatta come conclusione. I personaggi, per quanto nuovi, riescono sempre a entrarmi nel cuore. Claire mi è entrata nel cuore perché è il femminismo, cioè non è che rappresenta il femminismo, non è che è femminista, lei è il femminismo, e se leggerete questo volume capite. A lei non importa di essere una donna, a lei non importa di essere stata relegata ad un ruolo, lei deve fare una cosa e la fa senza farsi troppi problemi perché è una donna. In più ci sono anche altri personaggi che sono entrati nel mio cuoricino attraverso quest'ultimo romanzo. Quando ormai il mio cuoricino era pieno di tutti gli altri personaggi, ho fatto spazio ad altri personaggi ancora che magari si sono palesati per 3-4 capitoli, ma bellissimi, bellissimi, è tutto bellissimo in questa saga. In questo ultimo volume, tra l'altro, diamo appunto una conclusione anche a tutto quello che c'è stato prima. Troviamo la quaglia di tutto quello che c'è stato prima e rispondiamo a tutte le domande, cosa abbastanza insolita per le saghe che lasciano sempre qualche punto in sospeso. Tutte le mie domande hanno trovato una risposta. In particolare mi è piaciuta un sacco la riflessione che viene fatta sui mali del mondo. Mali del mondo che noi abbiamo già visto in varie sfaccettature in tutti gli altri volumi, però che in questo caso prendono forma in un certo senso e quindi ti danno un senso, e soprattutto la conclusione ti dà un po' il senso della vita, anche di come liberarsi dei mali del mondo, il che rende il tutto non solo un ottimo volume
distopico, ma anche un ottimo volume di formazione per ragazzi, un'ottima saga di formazione per ragazzi. Se volete saperne di più, acquistate questa saga, sicuramente la trovate da qualche parte, soprattutto all'usato, andate a vedere. Io so che molti fanno fatica, io per prima sto facendo una fatica immensa a trovare il primo volume, ma lo voglio, prima o poi lo troverò, sto già smanettando, sto cercando qua e là, prima o poi comparirà sui nostri schermi. Gli altri tre dovreste trovarli senza grosse fatiche, sicuramente da qualche parte in ebook li trovate. È una saga che vale veramente la pena di leggere, sia per gli amanti del genere distopico, sia per i non amanti, perché comunque è anche una bella saga di formazione, come dicevo. Ti fa riflettere tanto, e a me i libri che fanno riflettere su tematiche importanti piacciono tantissimo. Cioè, alla fine noi leggiamo perché, è vero che ci leggiamo anche per intrattenerci, però noi leggiamo principalmente per ottenere qualcosa alla fine, per imparare qualcosa di nuovo, quindi saga meravigliosa. Mi auguro che tanti di voi qua sotto nei commenti mi dicano la loro su questa saga, perché ho bisogno di confrontarmi con qualcuno. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questa saga, fatelo, possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social, fatelo. E se vi piace quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani, eccezionalmente di martedì, con l'ultimo appuntamento del mese di Danza con Gio. Invece la prossima Books Review sarà ovviamente il 25 di febbraio. Un bacione, ci vediamo alla prossima!